lo scambio di doni che ci diamo normalmente e con una piccola targa a ricordo per le bande che hanno partecipato a queste serate. Una cosa che questa sera non mi sono ricordato di dire è che la banda forse è l'unica, se non una delle pochissime associazioni dove ci sono i bambini e gli adulti e anzi anche i vecchi che sono a confronto e sono tutti allo stesso livello. E forse questo dovremmo darci tutti il compito di svilupparlo, anche perché la banda non è più solo quella, a parte che voi qua a Ocimiano avete una bella storia e io mi ricordo e lì vedo Paolo seduto al pubblico, dove comunque la banda non era solo quella che sfilava, ma era anche quella che faceva il concerto e che non fa solo più le marcette, fa anche qualche cosa di più. Adesso vorrei dare, se il signor sindaco consegna la targa alla... ovviamente ci hanno, oltre all'accoglienza calorosa dei cittadini di Ocimiano, le zanzare ci hanno tenuto compagnia. Io vedevo i musicisti e partecipavo al loro dolore, veramente, perché con le mani impegnate non potevano liberarsi da questo flagello. Purtroppo i trattamenti sono stati fatti, ma ahimè i risultati con queste zanzare non sono molto soddisfacenti. Potremmo dargli da mangiare magari. Allora, io sono onorata di consegnare questo riconoscimento alla banda di Porta Comando. Grazie. Alla banda di Castiglione, grazie. Io vi ringrazio, ringrazio tutti quanti voi, l'amministrazione comunale che ci ospita qui, il pubblico, la banda di Ocimiano che ha organizzato un po' l'evento, la banda di Costiglione e Romeo. Ecco, Romeo vorrei rivolgere un applauso perché è lui il coordinatore. Un piccolo pensiero per i tre rappresentanti, quindi per Romeo, una bottiglia del nostro vino di Portacomaro, di Grigiolino, uno per la banda, ecco, grazie a voi, grazie mille, non potevamo darvene una a tutti i componenti perché poi dovete tornare a casa, allora qualcuno deve guidare, allora voi potete bere. Io vi ringrazio di cuore, speriamo che questa iniziativa possa continuare in futuro. Io ricordo già tanti anni fa, no, c'era la banda Siena, no, che era organizzata dalla provincia. La provincia, poi sappiamo un po' che fino a tutte le province che fino a anno fa, ma la provincia di Asti, no, cioè esiste ancora sulla carta, ma questi eventi non li fa più. E beh, non hanno più soldi, però quando c'è la buona volontà, ecco, si può fare qualcosa. Noi ci siamo messi d'accordo, siamo riusciti a trovarci e a mettersi queste belle serate che spero possano continuare in vita. Quindi grazie veramente di cuore a tutti. Grazie. Buonasera a tutti, grazie a tutti per essere qui. Non mi dilungo in ulteriori ringraziamenti che abbiamo già fatto 3-4, per cui portiamo anche noi un piccolo dono. Allora, per l'Ambima, provinciale, visto che siamo il paese della barriera, per la banda di Ocimiano, avevamo pensato anche per la banda di Portacomaro, come abbiamo detto, questo è il paese del Grignolino, noi della barriera, c'è un po' di conflitto, un po' di guerra, allora abbiamo deciso di cambiare, ho prodotto sempre una distilleria di Costiglione, liquore alla liquirizia e dei sottospirito. Grazie a tutti.
Grazie a tutti, adesso la banda di Porta Comarra si siede e inizierà il concerto. Grazie. Grazie. Buonasera. Thank you.